Caffè, ragazzi, siamo pronti. Felice di Gesù, ne vale la pena. Sarà. Sentite? Sentiamo benissimo, è fantastico, è veramente fantastico. Eccolo per gli occhi, ragazzi. Ora veramente bello. Ora siamo veramente belli. Grazie, allora, Pietro. Rimani un attimo con noi, senti cosa ti facciamo sentire. Resta un istante con noi. Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. La Fiorentina su Radio Blu. Lancio è a cercare Marchionni, salta l'uomo con Marchionni, due uomini, messa da fondo. Calcio di rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore per il lateramento di Marchionni, calcio di rigore per la Fiorentina. Ho avuto un'altra esitazione perché ho visto tutti i giocatori del Lione fermi. L'arbitro ha indicato il dischetto. Non si capiva bene. Era dischetto la rimessa da fondo. Esatto, quando Guagliarini si è portato sull'area di rigore abbiamo capito che era rigore. Davide, fallo da dietro di Sissoko che sbilancia Marchionni e colpisce il piede d'appoggio. Il rigore ci può stare. Allora, lo batte Vargas o Montolivo? No, batte Vargas. Lo batte Vargas. Mi viene in mente l'intervista che ho fatto a Vargas, ha detto io non dico nulla. Comunque, Vargas, non diciamo nulla. Loris contro Vargas, vai, 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 Vargas contro Loris, calcio di rigore per la Fiorentina, 27esimo minuto di gioco, Vargas contro Loris, Vargas contro Loris, ancora non parte Vargas, 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 il tiro, gol, 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 la Fiorentina, Fiorentina in vantaggio 1-0.